Un'opera attesa non soltanto nella sua funzionalità, perché riconnette la parte storica con gli insediamenti dei primi del Novecento che abbiamo alle nostre spalle. Un'opera attesa perché è un lavoro di grande qualità ingegneristica, per cui si sono confrontati esperti assoluti del settore. Non si trova ovunque un ponte di 90 metri che si autosostiene, è un'opera ecosostenibile, sarà anche un'opera bella e segnerà la differenza fra l'ineluttabilità di cui si pensava fino a un certo punto della storia dell'Aquila, del com'era dov'era a prescindere, alla possibilità che si può fare il com'era dov'era dove è necessario e dove non è necessario si può anche innovare, si può sperimentare e si può dare anche traccia della ricostruzione e del percorso fatto dalla città dell'Aquila. Questo qui è un cantiere simbolo per la nostra città perché è uno degli emblemi dell'andare oltre il com'era dov'era e quindi un'opera infrastrutturale importante che non è più legata al passato ma guarda al futuro, anche con architettura moderna, figlia del nostro tempo. Quindi un'opera che segna veramente la capacità degli aquilani di riuscire a progettare anche post-sisma qualcosa di originale. Per come è strutturato oggi il sistema delle opere pubbliche, vedrai che non ce n'è una che può rispettare pienamente i tempi. Ogni opera ha in sé delle insidie, ma la cosa importante è la capacità di un'amministrazione di riuscire a fare fronte e di riuscire a risolverle e andare avanti. Penso la giornata di oggi è importante anche per questo.